entra nel vivo il Festival di Musica Classica Farinelli, nella restaurata chiesa di San Domenico, uno dei luoghi più antichi e suggestivi del centro storico di Andria, continuano a susseguirsi gli appuntamenti di questa quinta edizione, che trovando la sua nuova collocazione temporale nel periodo prenatalizio, ha indotto il direttore artistico, il maestro Nicola Frisardi, ad offrire una opportuna declinazione. Ecco allora il concerto Gospel Black and Blues di Amelia Milella con Orlando Johnson, voce solista. È la prima volta che ospitiamo un ensemble gospel, che è un gruppo gospel che in concomitanza del Natale ho ritenuto di invitare per insomma, avvicinarci ancora di più e ancora più celermente al Natale. Queste le atmosfere di questa sera, come si prosegue invece nei prossimi giorni? Ma nei prossimi giorni ci saranno ancora quattro serate. Domani abbiamo un duo formidabile dall'Austria, violino e pianoforte, poi avremo un duo pugliese molto affermato già all'estero, e poi avremo la presenza di un grande baritono che io avrò il piacere di accompagnare, e per finire poi la messa sacra di Duke Ellington con il maestro Paolo Lepore. Il Festival di Musica Classica continua a crescere in termini di quantità e apprezzamento del pubblico da edizione ad edizione. Questa, che sarà di scena fino a sabato 20, vede ogni giorno maggiore partecipazione. Un festival che ormai si è radicato nella città, la gente lo aspetta, la presenza di pubblico ogni sera lo testimonia, e quindi anche una programmazione artistica di altissimo profilo e che sta riscuotendo molto gradimento da parte del pubblico. Abbiamo pensato a questa collocazione temporale per questa edizione che ritengo sia stata una scelta azzeccata, perché ci consente intanto di essere qui al chiuso, al caldo, apprezzare la bellezza di questa chiesa, e con un programma artistico che addirittura ha dei richiami anche al Natale, visto il periodo che stiamo vivendo. Quindi credo che questo tipo di concerti vadano benissimo in questo periodo.